Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione rossonera. Allora, prima di iniziare, come sempre, ci tengo così tanto che lo tengo qua dentro, perché sono di passaggio in un aeroporto, sono a Londra, ma a Londra ho trovato Romanzo Milan. Grazie perché ieri siete stati affettuosi tanto e anche avete acquistato il libro, vi siete iscritti al canale. Qui sotto si può fare tutto, qui link in descrizione, c'è scritto acquista il nostro libro, misteri, curiosità, dati statistici, tante domande sul Milan per testare quanto siete milanisti, ed Amazon ve lo porta a casa. Sempre qua sotto potete iscrivervi e anche abbonarvi. Lo so, sono le 6:45 per chi lo vede appena esce, per qualcuno è qualche tempo più tardi. Io però l'ho fatto questa sera il video, quando è terminata la partita della Juventus, è terminata la partita della Lazio. Ci ho pensato, l'ho fatto domattina, ho anche un aereo presto, quindi non avrei avuto difficoltà a farlo e lo faccio sempre con tanto impegno e sacrificio, ma non voglio che mi passi questo sentiment che ho questa sera e che voglio condividere con voi, ed è quello di rabbia. Ma voi starete dicendo sì, perché Charles de Cattelair, avete visto la copertina, no? Che cosa ho messo? Ho messo la Gazzetta dello Sport e Charles de Cattelair, un dopo partita vergognoso, un dopo partita squallido. Ora, giustamente voi starete dicendo Pioli, e ne parleremo di Pioli nel video delle 12:45, perché c'è stato un post anche conferenza stampa poco simpatico, anzi nemmeno un post conferenza stampa, una frase che è sfuggita a molti, a noi non è sfuggita, poi magari mi fate sapere cosa ne pensate, però la direi abbastanza grave, ancor più grave dopo quello che è successo questa sera. Sto parlando dell'Atalanta, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo. Non mi veniva la parola Sassuolo, scusate amici di Sassuolo. 2-0 il Sassuolo, ma Charles de Cattelair è entrato nel secondo tempo, ha fatto un'azione da gol, poi ha segnato un gol, e ora tutti a dire abbiamo sbagliato, è un fenomeno. Allora partiamo dai fatti. Primo fatto: 3 giorni fa, ora vado a ritrovare il video, non posso in questo momento perché sono di transito con voli vari, ma andrò a ritrovare il video in cui dicevo attenzione a quello che succederà. Al primo gol, e parliamo di gol, non di... al primo gol di Charles de Cattelair, la Gazzetta dello Sport titolerà "è fenomeno". Io domando e dico, no? Ora qui qualcuno capisce più di calcio, qualcuno capisce meno di calcio, magari io ne capisco meno di tutti, però non mi sembra che anche voi che siete di là abbiate vinto un mondiale o siete qualcosa di più di un fantallenatori. In generale, diciamo, dati alla mano, l'anno scorso De Cattelair ha fatto schifo e su questo nessuno può dir nulla. Ora il tempo ci dirà se Pioli non ha avuto coraggio affidandogli la squadra, non ha avuto coraggio dandogli un ruolo centrale. Io non credo che si tratti di coraggio, perciò vi dico di guardare il video delle 12:45. Fatto sta che comunque De Cattelair si è trovato la sua strada. Il Milan l'ha dato in prestito con obbligo di riscatto, eccetera, eccetera. Chiudiamo questo capitolo De Cattelair, ma la cosa che mi ha disturbato, e non poco, e qui faccio un richiamo al nostro Gerry Cardinale, a Furlani, a Moncadà, a chiunque ascolti, non credo che ci ascoltino, ma magari, come dire, il passaparola aiuta. Bisogna rivedere la comunicazione, bisogna rivedere l'ufficio stampa. Ci sono tanti bravi ragazzi nei Casa Milan che si occupano di comunicazione. Date un ruolo centrale a questi giovani. Ma è possibile mai, ed ecco quello che voglio dire, ed è qui che arrivo alla copertina, che la Gazzetta dello Sport
debba riportare flop Milan ed è subito fenomeno nell'Atalanta, Pioli, guarda che dechetelare. Sarà mai possibile? Perché ci prendete così per il culo? Ma sarà mai possibile che il valore di un giocatore lo si possa, come posso dire, valutare da una prestazione di mezzo tempo per un gol, una traversa? Ma è possibile mai? Cioè, voi della Gazzetta dello Sport credete che noi da quest'altra parte siamo talmente idioti da accettare questo vostro atteggiamento così chiaro che è di propaganda verso l'altra squadra di Milano? E io, anche se mi continuate a scrivere, ma non ci pensare, lascia perdere la Gazzetta, no, perché è così che il mondo andrà avanti con prepotenza. Più dite di non fare una cosa e più la si fa, perché l'unica strada possibile è quella della, passatemi il termine, denuncia. Ora noi facciamo circa 20.000 spettatori al giorno, l'altro ne fa 40.000, l'altro ne fa 60.000. Se anziché tutti prostituirsi o prestarsi riuscissimo a fare, come dire, coalizione, prostituzione intellettuale intendo dire, ma riuscissimo a fare squadra andando a denunciare queste cose qui, questa sì che è vera Juve, trissa Udine, questa è vera Juve dopo una partita. E poi ancora, eccolo qui, flop al Milan, non so se l'operatore mi dice se si vede, subito fenomeno, la parola fenomeno. Io invito l'Accademia della Crusca a leggere queste cose, fenomeno all'Atalanta per destabilizzare l'ambiente Milan prima della prima partita. E allora noi, che siamo, come dire, parenti stretti e amici di famiglia, possiamo dircele le nostre cose, ma quando si tratta di un quotidiano nazionale, il cui proprietario è anche proprietario di una squadra, che per 19, questo è il 19° giorno consecutivo, non mette un articolo che non sia targato Inter o Juventus, allora io ho bisogno di denunciare questo tipo di atteggiamento, questa comunicazione. Adesso veniamo a Pioli, perché sicuramente anche la fortuna l'ha aiutato molto, però sicuramente la critica che facciamo a Pioli, almeno noi qui di Milan Soccer dall'inizio, ma da stasera lo sosteniamo perché è il nostro allenatore, fino a quando ci dimostrerà che ci farà vincere la seconda stella, ma da sempre la nostra critica è stata tu non ci hai fatto sapere se i vari Vranx, se i vari De Ketelaere, se i vari Adli, se i vari... Noi l'avremmo dovuti considerare brocchi o fenomeni. Ora, è chiaro che se vai all'Atalanta e ti danno la squadra in mano e c'hai tutto lo spazio del campo che vuoi, sei un fenomeno. Ma nel Milan devi fare il fenomeno. E allora ti chiami Kakà e non De Ketelaere. C'è una K in più. Allora, io questa puntata l'ho voluta dedicare con un certo astio a questo atteggiamento della comunicazione. Ho dovuto subire da Zon con una telecronaca fastidiosa, faziosa a favore della seconda squadra di Milano, la Gazzetta dello Sport, che stamattina dice che Thuram ha giocato bene. Ma io dico, ma questa è una presa per il culo eccessiva, e noi non dobbiamo sottostare a questo atteggiamento. Bene. Mezzogiorno e 45, altro video su Pioli, poi mi calmo e poi da stasera si chiudono tutti gli armadi, si chiudono tutti i problemi, li chiudiamo in casa e urleremo tutti insieme, chiunque giochi, forza Milan, forza Milan, forza Milan. Vado a prendere un aereo, ciao.